Allora, salve amici, siamo sempre qui in attesa che inizi lo spettacolo, siamo con compagnia di Patrizio De Simone dell'Arci e lui sarà, quando ho capito, quando mi è stato detto, sarà il Masaniello della commedia che farete poi alla fine della rassegna. O con De Masaniello. Raccontaci di questa esperienza che vivrai e che già hai vissuto, mi sembra, sarà fatta già, mi sembra, tempo fa, a Saviano fu fatta. Diciamo, è stata una forma embrionale di quello che poi sarà il Conte Masaniello, e te dove vogliono si portò fin. E quindi praticamente è un fatto storico perché racconta di quello che è stata la rivoluzione napoletana, avendo protagonista Tommaso Aniello d'Amalfi, detto Masaniello. E alla fine tutto questo sarà sì un racconto storico, ma sarà anche un messaggio che ispira la libertà, esorta alla libertà delle menti. Stiamo in una zona che non è molto libera in questo senso. Quindi, il messaggio finale sarà quello di dire in ognuno di noi c'è un Masaniello, però cerchiamo di non fare la stessa fine del Masaniello originale, ma cerchiamo di dargli invece vitalità e futuro, insomma, cosa che al momento è un po' buia. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla commedia di questa sera? Da quella di questa sera non lo so, anche perché è una commedia storica, cioè quindi non è un inedito. In genere tutte le compagnie che si presentano sono tutte brave, tant'è vero che noi come gruppo Arci, che ci presentiamo per la prima volta, ci ritiriamo proprio i più novellini, e quindi, ma tutte le compagnie che si sono presentate qua sono tutte brave, sono tutte preparate, lo fanno con serietà, lo fanno innanzitutto con passione, poi al di là della capacità o meno che ognuno di noi ha, visto che nessuno lo fa per mestiere, ma lo fa per passione, quella passione si sente poi in sala. Ok, ti ringraziamo Patrizio, poi ci rivediamo poi a fine rassegna per vedere, farti l'intervista da Masaniello. Ah, spero di essere vivo per quell'epoca. Ciao, grazie e laborioso.